eccoci, ascoltaci, in onda ogni venerdì, fra 16 su, Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più, e tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte se non segui l'arte, noi fatti d'arte, senza un perché, noi con Monè, tipo Moè, alziamo il tasso alcolico e stabiliamo un contatto radiofonico, io ho fatto cronico d'arte, in parte frate, impara là e metti là da parte, come il detto, come non detto, con rap qua frappa tono per adatto, frase ad effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Dopo un tiro, come un fakiro, cammino su beat, come un postino ti porto sta hit, ti mando in tilt, come un flipper, sta radio sballa, chiama la popper, Alex, Nino, Bernadette, seguici brother. Buonasera. Parte 3. Guarda quando Jack alzi 3. Posi, perché e lui ha detto vai. Okay. Prende per il culo. Vabbè, però non diciamo queste brutte parole. Salutiamo intanto Ramiro che se ne che va. Ci dice che Palacio segnerà questi consigli di fatti d'arte. I consigli di fatti d'arte. Ecco. Sì. Okay. Questa sera una puntata un po' smagra. Sentiamo la mancanza di Nino che ci dà il suo colore. Fa un po' freddo stasera senza Nino. Sì, fa anche qua dentro, fa più freddo del solito. È vero, anche questo è vero. Comunque stasera è una puntata letteraria di fatti d'arte, perché perciò Nino non c'è. Comunque salutiamo Nino che ci sta ascoltando sicuramente da sì casa. Sì, come no, ciao Nino. Questa sera di cosa parliamo, Peppe? Poi ovviamente ne parleremo approfonditamente dopo, però so che ti piace molto l'autore di fascistone. Sì, il fascistone. Chi è? Chi è il sommo water. Ecco. Allora, a Peppe proprio non scende proprio giù. Come mai non ti piace? Perché vabbè, lo dirai dopo. Fascistone. Ora lo dico dopo, dai. Ogni volta quando parlerai usciranno fuori le cose. Vabbè, okay. Questo sì. Ad essere fascistone lo sanno tutti. Ed è anche un po' troppo pieno di sé, però noi parleremo più che altro della sua opera letteraria, perché è una delle più importanti dell'Italia. Questa è la cosa che conta. E poi chi è che nel quinto anno alla terza media non ha portato, oppure almeno citato, perché io per fortuna no. Ecco, anche io sono un unico. Sono andato su altri libri. Almeno questo. Peppe, vogliamo iniziare con qualche notizia? Che notizie ci sono? Vediamo un po'. Allora, la prima riguarda l'Umbria. Che Fabriano diventa meta obbligata con la mostra da Giotto Gentile. Ovviamente Fabriano è anche la città famosa per la carta, sì, per i fogli. Ed è una città veramente interessante da visitare, non solo per la carta, perché il museo della carta che è a Fabriano e anche la fabbrica da cui poi molti studenti italiani hanno preso il Fabriano 4, gli album, eccetera, eccetera. Però è una cittadina proprio interessante, proprio come eredità anche artistica e musiva. Sì, che poi mi ricordo che Fabriano aveva tante belle cose di comprare, per i disegni quella ruvida, per le cose geometriche quella liscia. Sì. Poi sbagliamo a portare, quindi dovevo fare i disegni su quella ruvida, geometrici, e poi dovevo fare quelli là normali su quella là liscia. Preferibilmente non squadrato. Esatto, poi, perché dovevi sempre squadrato. Perché dovevi impararlo a fare da solo. Sì. Voi la sapevate fare? Sì. Vabbè, all'inizio no. Ho un dopo padre geometra, mi metteva dopo, sotto. Guarda, dopo un po' sì. Dopo un po' sì, la facevo. Io all'inizio era io devo. Devo dire che sono stato molto sfortunato perché ho avuto un dramma alle scuole medie, non avevo mai fatto educazione tecnica, quindi sono andato al primo anno liceo artistico, che non sapevano fare la squadratura, non la sapevo fare, ce l'avevo tre. poi ho finito con 8 in pagella. La cosa brutta della squadratura era che ti venivano tutti diversi. È vero. Ma come è possibile? Qualcosa non quadra. Comunque,
Ad Ancona. La leggi tu? Più di 70.000 visitatori, il 60% dei quali provenienti da fuori le Marche, sono stati attirati a Fabriano dall'esposizione da Giotto a Gentile, che grazie alla propria proroga concessa rimarrà in mostra alla Pinacoteca Civica Bruno Malaioli. Chi è Bruno Malaioli? Non lo so. E nelle chiese di Sant'Agostino, San Domenico e nella cattedrale di San Veneziano fino al 18 gennaio 2015, con aperture straordinarie anche nel periodo delle festività natalizie. Scusatemi, devo fare più poco. Sì, sì, vai. Stai facendo cosa? Un trionfo di numeri per la raffinata rassegna dedicata allo splendore della pittura, della scultura e dell'orificeria della scuola marchigiana del 200. Del 200. Del 200 e del 300. Perché 200? Che Vittorio Sgarbi sempre. Perché è stato in Vittorio Sgarbi? Ha curato raccogliendo oltre 100 opere provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri, che attraverso un simile successo si conferma uno degli appuntamenti più interessanti della stagione. Sgarbi è dappertutto comunque. Mamma mia. Pale d'altare, tavole, affreschi steccati, che poi ci spiegherai cosa sono, dipinti, miniature, codici, manoscritti descrivono un periodo artistico fiorente, segnato dall'opera e dalla cultura di maestri e maestranze e dalla creazione di capolavori che insieme al pubblico di appassionati hanno richiamato a Fabriano anche la comunità scientifica per effettuare nuovi studi sui pigmenti e le tecniche impiegate per dar vita a questo immenso patrimonio medievale. Una virgola, grazie. Bastardo. No, comunque... è interessante andare, io già l'avevo letta oggi, interessante andare a Fabriano, per chi può andarci soprattutto. Andate per noi. Esattamente, poi fate una recensione da scrivere a Fatti d'Arte. Poi intanto andiamo a Perugia a mangiare la cioccolata. Faremo non andiamo. È interessante perché tramite queste opere si può viaggiare a ritroso nell'epoca medievale, perché... da quello che c'è scritto, pale d'altare. Le pale d'altare che cosa sono? In pratica sono gli oggetti d'alzata dell'altare della chiesa, no? Che nell'80% dei casi nella chiesa cattolica, che ovviamente è usata nella chiesa cattolica, indicava un'opera d'arte, perché diciamo che erano come degli scudi però per la seduta dei vescovi. Quindi erano quasi come la paletta della sedia, però fatta d'arte, capito? Sì, sì. Con intarsiati, intagliati con legno e oro, quindi cose interessanti. Poi affreschi staccati, cioè che erano rimovibili dalla carovana in cui si trovavano e potevano essere collocati in diverse locazioni, diciamo così. Poi vabbè, i codici sono quelli medievali. Manoscritti e poi soprattutto grazie ai pigmenti, i pigmenti in pratica sarebbero le strutture molecolari dei colori, no? I pigmenti sono i colori in pratica, sì. Mm-hmm. E quindi questi pigmenti sono stati struciolati con elementi chimici e ovviamente stesso in questo museo sono stati fatti degli studi in cui ci sono delle tavole in cui c'è stato scritto i pigmenti del Medioevo come erano fatti. Ancora oggi ci sono dei misteri, perché com'è possibile che ci sono delle miniature medievali che esistono ancora oggi e invece ci sono materiali artistici che sono costosi, che dopo 10 anni già scoloriscono un po'. Passiamo ad un'altra. Allora, vuoi leggere tu? No, tanto dopo leggo. No. Tocca a te allora. Una rete dei musei milanesi per raccontare il restauro. Questa l'ho voluto scegliere io perché quando si tratta di restauro è sempre buono parlarne. Poi qui abbiamo un'esperta di beni culturali dei restauri. Io sono solo un amante ormai perché non mi sono io laureato. Sono invece Peppe. Il programma al via dal 13 dicembre. Comunque, Milano, il progetto RPM. Restauratori RPM, stiamo lì. Restauratori e restauri musei. Che si propone di illustrare al grande pubblico dei musei le vicende conservative di alcune opere esposte, con l'obiettivo di sensibilizzare i visitatori su azioni fondamentali del museo, come la conservazione e il restauro dei beni artistici. Dal 13 dicembre sarà attivo in 5 musei milanesi che hanno aderito all'iniziativa culturale. Questa è una cosa interessante, perché riesce a capire, riesce a toccare con mano cosa fare, perché Peppe e Mena
ultimamente abbiamo visto che ci sono stati dei disastri, dei restauri, no? Sì. Mm. Quello più famoso è quella quella signora in Spagna che ha restaurato quel dipinto su tela e l'ha fatto diventare un meme, sì, su Facebook. Perché la prima regola fondamentale, questo è del restauro italiano, però è stato esportato all'estero, perché uno dei migliori restauri al mondo è quello italiano. Sì. Poi c'è quello, vabbè, fiammingo, francese e britannico, però il migliore è l'italiano, perché i canoni sono i migliori, cioè quello del non creare un falso storico, cioè gli anziani oppure la gente ignorante del campo, che cosa vuole fare? Vuole restaurare il quadro facendo assomigliare a come era prima, che idealmente sarebbe l'idea più giusta, perché dice io voglio avere il quadro come era quello di Van Gogh di 150 anni fa, per farti l'esempio. Però il codice del restauro è diverso, cioè non snaturare la materia chimica del quadro, perché tu così intaccando la materia pittorica vai a intaccare anche la storia del quadro e crei un falso storico. Quindi il restauro italiano che cosa dice? Di fare un restauro conservativo, cioè non tanto estetico, se si può evitare, ma di fare un restauro per conservare il quadro, non rinnovarlo, ma per conservare. E poi magari qualche intervento estetico deve essere minimale, cioè che ne so, c'è una piccola crepa di un centimetro, tu fai il restauro a tocco veneto, il tocco veneto sarebbe quello la verticale, sì, che tu vai a prendere la stessa tinta del quadro, cioè è il quadro di Picasso, la Guernica, vai a prendere un colore neutro e grigio e fai il tratteggio verticale. Dipende dal quadro, però questo magari ne parleremo qualche altra cosa. Però è bello perché ci sono gli artisti e i restauratori che te lo fanno vedere a Milano, dal vivo. Sempre a Milano. Sempre a Milano. Ma viaggio. Nella Pinacoteca di Brera, ovviamente, nel Museo Paul di Pezzoli, nel Museo Diocesano, nel Museo del Novecento e nei raccolti di arte applicate del Castello Sforzesco. Ci sono stato a Castello Sforzesco e in tutti questi cinque complessi artistici ne vale la pena di andare. Comunque prenderà dunque avvio un programma che illustrerà i segreti della salvaguardia, ho detto, e della valorizzazione dei patrimoni custoditi in queste importanti sedi, mettete una virgola, cavolo, proposte profilate che illustreranno nel complesso un'ampia tipologia di interventi eseguiti con differenti tecniche che vanno dall'affresco all'arazzo, da dipinti su tavola, disegni su carta, fino ai materiali caratteristici della creatività contemporanea. Quindi una bella notizia, un po' più in fretta. Allora, che bello, una notizia sul Natale. Museo del Natale a Salisburgo. Che vai! Salisburgo, ma come anche altre città tedesche, è molto legata all'epoca natalizia. Perché intanto l'albero mio è più bello di quello lì. Vabbè, sì. Solo per dire. È un po' pacchiano, devo dire la verità, questo. Anche ed se è anche spennato. Vabbè, vedi? Non facciamo la critica. Comunque, Peppe, questo ce lo puoi illustrare anche tu, perché in Germania, nei paesi nordici soprattutto, la tradizione in tutti i paesi nordici, sì, ma anche dell'est, no, la tradizione dell'albero non è cristiana, no, è pagana, no, soprattutto dei paesi, soprattutto pagana, cioè del nord, soprattutto al nord, sì, sì. E poi magari faremo anche una puntata speciale sul Natale, però sì, magari non ci interessa. Fra qualche anno facciamo una puntata sul Natale, ecco. No, nel però, senso come mitologia, però non Natale, sì, sì, perché no, il Natale, no, cristiano lo conosco tutti. No, sarebbe interessante, sai perché? Io ho letto uno studio in generale, la nascita pagana del Natale, che è interessante perché è uno spezzato della cultura nordica, ma non solo europea, per farci capire, sì, le varie contaminazioni, perché il Natale è una di quelle cose che ha accomunato l'impero d'Oriente ed Occidente. Il mondo pagano, tutti i popoli celebravano quella che era l'equinozio, sì, d'inverno, tutti. Esattamente, popoli. Sì, è vero. E anche tutti i popoli che avevano dei dèi che erano nati tutti quanti il 25 dicembre. Cioè, in realtà non era il 25, era qualche giorno prima, poi sì, si spostano i calendari, si è spostata anche la nascita. Parliamo di Mesopotamia, Egitto, sì, le nordi, erano il nord, anche la Germania, quindi sì, anche quei foresta nera, eccetera, eccetera. Avevano tutti questi dei che erano nati in questo periodo e celebravano, erano tutti dei o della luce, sì, o al massimo della fertilità, quindi si celebravano tramite gli alberi, l'albero di Natale, la fertilità, la luce propizia, eccetera, eccetera, le solite cose che, e poi soprattutto, che oggi sono diventate cristiane oppure protestanti, sì, 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 in base alla religione. In generale, no, è una cosa interessante, magari la faremo. Se non la settimana prossima, perché forse non la faremo, la prossima è
T2, se non sbaglio. Sì. O la prossima, non lo so. Però possiamo fare una puntata speciale, perché è interessante far capire anche la differenza, perché ormai è diventato parte della cultura cattolica ed è anche bello, perché comunque ti dà quella sensazione di bellezza estetica più che altro. Sì. Poi per chi ci crede o non ci crede, comunque l'albero è bello. E qui in Austria, a Salisburgo, nella piazza intitolata Mozart, il Museo del Natale, sede permanente per la collezione privata che l'appassionata Ursula Kluiber ha costruito setacciando pazientemente i mercatini d'Europa, d'America, negli arco degli ultimi 40 anni. Cioè, in 40 anni lui è andato andando, ha cercato sta roba e l'ha messa in Sì, è una cercatrice di tesori, che poi effettivamente i mercatini natalizi sono i più belli, stanno in Austria, infatti qui si trovano Austria, Svizzera, anche in Germania, in Germania, tutti i paesi. Olanda e poi soprattutto in America, perché in America non so perché, ma in America ormai è lo spirito del Natale, è il centro proprio, il centro nevralgico del Natale, perché ha pompato a mille questa festa. E pensa un po', Peppe, che gli ebrei sono proprio contro il Natale, perché non credono in Cristo. No, festeggiano. No, però per farti capire, talmente che piace il Natale in America, che lo fresco il Crismucca, mo per farti capire. Questa è una cosa di ossì, perché no, riuscite no, sta no, cosa? No. è una cosa di ossì. Però io ho letto molti documentari esiste, ebraici, no, che non festeggiano il Crismucca come ossì. Però anche gli ebrei fanno l'albero. Sì. Ed è una cosa, tra virgolette, sbagliata, perché se loro non credono. No, ci sono proprio delle correnti che dicono che Natale è bello e non crea alcun danno alla, diciamo così, alla teologia ebraica. Però il vero ebraico è molto molto fiscale. Quindi per farti capire, il Natale è talmente che piace agli americani che gli ebraici che hanno origini americane lo festeggiano lo stesso, ed è sbagliato fondamentalmente. Però questo ci fa capire che è importante fare una puntata del genere, perché andremo a tozzare molte culture. Comunque stavamo dicendo che questo aveva collezionato tutta questa roba in 40 anni praticamente. Qui si raccolgono manufatti, cartolini, allestimenti tradizionali, e tra i pezzi più rappresentativi spiccano un albero della prima guerra mondiale, un presepe meccanico addirittura del 1880, un gabinetto, degli specchi e una stanza di Natale completamente arredata secondo il gusto e le mode del 1910, quando ad esempio i regali venivano presentati senza pacchetto. Questo è una cosa straordinaria, perché indica anche il cambiamento della società. Abbiamo l'ultima Con l'ultima notizia. I vittori del cinema. Questo è... Non so cosa intende, però... No, forse o... Cioè, praticamente a Bologna, la cinetica di Bologna, la cineteca di Bologna rende omaggio ai grandi cartellonisti come Cesaro, Ciriello, Nanno, Nistri e Castellone. Non li conosco. Sono artisti che si sono dedicati alle locandine dei film. Che con le loro pennellate hanno illustrato e sintetizzato le emozioni, le storie e i volti di tanti film, contribuendo a formare l'immaginario collettivo e diventando oggetto di culto per i collezionisti. Quindi sì, questo lo sai dove l'ho visto pure? A Cacciatori di Tesoro su Real Time, programmi del genere. Sì, Cacciatori di Tesoro, sì. In cui in alcuni teatri americani c'erano le locandine dei film di Totò e Peppino. C'erano le locandine vecchissime, tra l'altro. Che erano quelle di Totò. Quelle di Totò, se non mi sbaglio, erano fatti da Ciriello e Cessellone per la maggior parte, e altri artisti napoletani. E comunque sono arrivati addirittura in America le locandine, perché nell'inizio del Novecento, poi con il 1960, 70 e 50 comunque si è toccato il picco anche in Italia. Però i manifesti erano proprio delle opere d'arte, perché se io mo quelle emblematiche, Totò, Peppino e la mala femmina, no? Che è bellissimo, ma c'è anche Operazione, un altro film di Totò che non è molto conosciuto però anche è bella, o anche il turco napoletano. In cui c'è il ritratto di Totò con il cappellino turco e il naso, il suo profilo. Quelle sono delle proprie opere d'arte. Sicuramente verranno collezionate. Ci hanno creato questo progetto che si chiama I Pittori del Cinema, cioè appunto di questi maestri italiani di quest'arte ormai perduta, perché le locandine non si fanno più. Cioè, le locandine oggi sono digitali, sono le foto dei film messe sulla. Però è così come sono andate a perse anche le. I rullini dei film. Ormai perché adesso. Questa è una cosa bruttissima, perché i cinema, sono purtroppo. Digitali. I cinema, vabbè. La tecnologia avanza e qui ci sta tutto. Però il cinema è nato proprio con la pellicola. Quindi se tu vai a cancellare la materia prima, cancelli anche un po' la magia, perché io capisco la tecnologia e ci sta. Però vai a togliere un po' anche la poesia, perché è bello
pensare che tu stai guardando il film proiettato da una pellicola che gira, mm-hmm. che quello è, diciamo così, è il meccanismo del cinema. Però anche io mo, per esempio, c'avevo un mio amico appassionato di Saviano, di Locandine, ed era amico di uno di questi, di un gestore del Vulcano, ah. del cinema. Mm-hmm. Mi ricordo che all'epoca mettevano i teli con le locandine, ci sono ancora comunque, sì, ci sono, solo che adesso non li possono nemmeno vendere, prima le vendevano pure, erano cose abusive, però adesso non li possono nemmeno dare in regalo, perché sono proprio state abolite per la vendita e devono essere date ai collezionisti di queste aste private, perché sono state riscoperte ah, okay. quindi però guarda, io non l'avevo detto, anche Hollywood è coinvolta. Sì, sì, ma di sicuro. Perché infatti Via col vento, Ben-Hur, Casablanca, Cantando sotto la pioggia, West Side Story, Colazione da Tiffany sono alcuni degli indimenticabili affissi frutto del suo talento, talento di chi però? Nano Campeggi. Oh, perfetto, sì. Nano Campeggi. Ah, Nano, quello abbiamo letto prima. Mm-hmm. Ah, pensavo Nano fosse il cognome. Tra gli anni 50 e 60 si espresse anche nel ritratto di star come Humphrey Bogart, John Wayne, Sophia Loren, Rita Hayworth, Marlon Brando, Clark Gable e la divina Marilyn Monroe. Praticamente cosa fanno in questo progetto i pittori del cinema? Fanno incontri, mostre, lezioni, sì. e poi ci sarà anche un premio alla carriera a uno di questi, immagino. Sì. Che verrà consegnato durante la prossima edizione del Festival del Cinema Ritrovato. Il primo appuntamento era oggi. Sì. Il 15 dicembre del 18, sì. quindi è passato da pochissimo sì, tempo. Sì, sì, sì. Biblioteca Renzo Renzi. Forse sono ancora lì. Sì, questa è una notizia da una poltrona per due, però parla anche di arte, soprattutto. Perché io penso anche alle varie locandine, anche dei film western, no? Di Sergio Leone, eccetera. Quelle erano bellissime perché erano veramente un capolavoro. Di pittura e questo ci fa capire anche come sono cambiati i tempi, perché adesso l'arte io l'ho sempre detto che l'arte, oltre ad avere una funzione sociale e esplicativa dei sentimenti e dei sensi, dei cinque sensi, ha anche una funzione di ammortizzatore sociale e nello stesso tempo anche della destinazione d'uso, perché l'arte prima era usata, tra virgolette usata, perché era valorizzata, sì. per il cinema, il teatro, la musica, su tutto. Invece adesso l'arte ha altri scopi, tipo come graphic design, web design, perché adesso la pubblicità paga tramite internet, non tanto più con il cinema oppure, sì, perché ed è brutto perché prima è anche più velocizzata come cosa. Sì, 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 sì. Però con questa sono tanti più film al cinema rispetto agli anni passati, perché però devi apparare 15 un po' globalizzata la cosa. Devi apparare 15 film di oggi in uscita. Ne valgono uno buono, però uno buono ne esce. Invece prima ne uscivano 4 film, però 3 almeno erano buoni. Questo non lo dico perché si fa il qualunquismo, le cose di prima erano buone. No, perché mi ricordo mio nonno che faceva il poliziotto, aveva il pass per entrare al cinema gratis all'epoca, negli anni 70-80. E mi raccontava sempre, fino a quando poi è morto, mi diceva: Alessandro, io i film che vedevo prima non puoi immaginare quali film c'erano. Cioè lui andava a vedere i film, vabbè, di Dustin Hoffman, certi film strani, e poi vedeva i film di Sergio Leone a pane e veleno. Sì. Invece lui si mortificava perché poi vedeva che pian piano i film cominciavano a fare schifo. Però con questa vena nostalgica ci lasciamo, perché poi dobbiamo parlare del water. Del carissimo water. We'll be right back.
gets you in the mood and puts a rhythm in your feet. Two kinds of rum and a whole lot of juice. The first one gets you sloppy, wild and loose. Yeah, but after the second ain't so easy to walk. And don't be surprised at all the shit that you talk. Is the best thing for quenching of thirst. Keep an adult present when you sip this drink, or you'll find yourself stuck with your head in the sink. Throw your car keys away and I'm going driving tonight. Call a cab, ask a friend, and you'll get home tight. Better still find a partner who is equally high and fix yourselves another Mai Tai. Siamo tornati. È abbassato tutto. Però ti devi calmare. È abbassato tutto. Ti piace Peppe? Questo è uno spoiler. Ti piace? Non ci spoiler. È un è di un tizio. Ok. Un artista. Ma va? No, poteva essere pure un imbianchino. Invece è un artista. Ah sì, pensavo che era un macellaio. Mamma mia. Comunque dai, dopo le belle notizie di prima, no? Abbiamo spaziato, abbiamo parlato di teologia, restauro, di tutto. Mamma mia, come fa paura Francesco con la luce verde. Sembra proprio X-Files. Comunque, con un'arma da taglio in mano. Stasera parliamo di un argomento letterario che a Peppe bel piace pesante. Tanto. È abbastanza. Vabbè, mica è pesante. Abbiamo parlato di cose. Facci la prima descrizione. Questo sì, però. Facci una descrizione di cosa. No, sai perché non ti piace stare già... No, si fa durante la lettura. Vediamo, sono mi divertirò. Vabbè, allora, stasera. Allora, parla anche di storia, giusto? Sì. Parla anche della sua vita iniziale, quello che ha fatto. Sì, e perciò poi allora, introduciamo l'argomento di questa sera parlando prima dell'estetismo, che è una corrente letteraria e filosofica appartenente al decadentismo, che nasce alla fine dell'Ottocento. I suoi elementi distintivi sono il culto della bellezza e dell'arte, recuperando i canoni greci. In pratica, l'importanza sta più nella forma che nella sostanza. L'artista, cioè l'esteta, cerca con questo atteggiamento raffinato, elegante e sensibile di elevarsi alla massa. Per fare questo, crea con il proprio gusto le regole della moda e del comportamento, trasformando la propria vita in un'opera d'arte. L'esponente italiano è Gabriele D'Annunzio. Sì, continua. Voleva fare il gioco con me. Sull'estetismo non è da dire, perché l'estetismo quello è. Che nasce a Pescara il 12 marzo. È lo stesso giorno. Lo so, perciò l'ho messo. 1863, lo sapevo che l'avrei detto. Sì, lo stesso anno. Però io non mi sono tolto le costole. Se per questo non hai nemmeno uno specchio sul letto, eh? Non hai nemmeno le pantofole a forma di pene. Idiota si toglie le costole, questo lui. Da noi. Nel 1863, da una famiglia borghese che vive grazie alla ricca eredità dello zio Antonio D'Annunzio. No, guarda, comunque parlando fatto di prima, già il fatto che è pesci ti fa capire che i pesci è già il fatto che è mantenuto. Anche questo, però i pesci nella sua vita sono fondamentali, poi ne riparleremo dopo.
compie gli studi liceali nel collegio Cicognini di Prato, distinguendosi sia per la sua condotta indisciplinata che per il suo accanimento nello studio, unito ad una forte smania di primeggiare. Già negli anni di collegio, con la sua prima raccolta poetica Primovere, pubblicata a spese del padre, ottiene un precoce successo, in seguito al quale inizia a collaborare ai giornali letterari dell'epoca. In questa raccolta viene raccontata l'età giovanile dell'autore, nella quale si affaccia per la prima volta alle gioie della vita e dell'amore. Sono riscontrabili qui le influenze di Carducci, ma anche in altre poi successivamente. Guarda il fagiolino proprio. È fagiolino Carducci, no, quello no, è, no, è Pascoli. Non è, Nel 1881, iscrittosi alla facoltà di lettere, si trasferisce a Roma, dove, senza portare a termine gli studi universitari, conduce una vita sontuosa, ricca di amori e avventure. In breve tempo, collaborando a diversi periodici e sfruttando il mercato librario e giornalistico, il giovane D'Annunzio diviene figura di primo piano nella vita culturale mondana romana. Questo è già un piccolo un riferimento di ciò che poi farà. Sì, è un piccolo riferimento anche alla sua carriera di scrittore, perché in base anche a dove vivi poi poi quello scrivi e quello sei in generale. Sì. Ma non voglio fare il paragone con la grande bellezza di Roma, però la Roma del fine 1800, più o meno i salotti eleganti, il sesso sfrenato in generale. Vabbè, lui è stato comunque in varie città, poi vedremo dove c'era nella sua gioventù, l'esperienza dell'epoca romana del 1800, della fine del 1800, l'ha segnato molto, no? L'epoca anche delle prime grandi teatrali a Roma, anche dell'inizio del potere, della ripresa romana, e questo l'ha formato anche poi nella vita mondana, perché poi è da lì che è cominciato a diventare un po' strano, ecco. Dopo il successo di Terra Vergine e poi di Canto Nuovo, quest'ultimo è una raccolta di 63 liriche composte in sonetti dedicata a Elda Zucconi, che è il primo grande amore dell'autore. Nel 1883 hanno grande risonanza La fuga e il matrimonio con la duchessa Maria Ordin di Galles, unione da cui nasceranno poi tre figli, ma che a causa dei suoi continui tradimenti durerà solo fino al 1890. Poverella, è durata anche fin troppo, secondo me. Siamo ancora nel 1890. Sì. È ancora puro il Bund. Ancora abbastanza. Ricco di risvolti autobiografici, è il suo primo romanzo Il piacere dell'89, che si colloca al vertice di questa mondana ed estetizzante giovinezza romana. Questo l'ho detto io prima. D'Annunzio in questa narrazione tratta in maniera morbosa l'estetismo, trascurando quelli che sono gli aspetti più umani. La vita di Andrea Sperelli, che è appunto il protagonista, è misera. È un personaggio sconfitto che cerca di colmare il vuoto della sua esistenza con la continua ed esasperata ricerca del piacere. Di fronte a lui D'Annunzio si pone con atteggiamento critico. Infatti, da una parte lo celebra, lodando il suo animo da Don Giovanni, ma dall'altra parte lo disprezza e insieme a lui anche la sua perversione. Infatti, lui è conteso da due donne. Sì. E decide essere ossessionato dalla prima. È un po' lo specchio di se stesso. Sì, fondamentalmente Sperelli, sì. Un po' il suo alter ego, perché lo critica, perché diciamo. Ma molte sue opere sono comunque autobiografiche. No, questa però, è solo la prima. Però è una delle più, se non la più famosa, per l'immaginario collettivo. Però, soprattutto, è un po' un'opera da paraculo, perché D'Annunzio è questi, la maggior parte di uomini che non hanno palle, no, di dire io sono un uomo di merda, molti artisti lo fanno tramite le proprie opere. E D'Annunzio questo ha fatto con il piacere, perché lui era il tipo che un po' con la sensazione di essere il migliore del mondo, però sapeva di avere molti difetti, e il suo più grande difetto era quello di non essere fedele. Poi questo alla fine della sua vita, comunque nella vecchiaia, nei suoi ultimi giorni, gli è costato un po' caro, perché ha avuto un po' il rimorso della vita passata. Perché sì, va bene, la sua opera più importante scherzi, alla fine. Gli screzi comunque poi sono belli quando c'hai 20, 30 anni, 40, ma poi ti rimpiangi un po', no? È quasi come il tatuaggio che non avresti voluto fare, il dragone dietro la schiena di 25 centimetri. Comunque, quest'opera è un po' l'espiazione di se stesso, no? Non sapeva dire... guardi, io sono un Don Giovanni e ho molte perversioni, e l'ha voluto espiare tramite quest'opera. Direttamente, sì.
Nel 1891, assediato dai creditori, si allontana da Roma e si trasferisce insieme all'amico pittore Francesco Paolo Michetti a Napoli, dove, collaborando ai giornali locali, trascorre 2 anni di splendida miseria. Questa è solo una delle prime volte che lui sarà assediato dai creditori. La splendida miseria. Splendida miseria. Che comunque a Napoli si campa anche con poco, no? L'arte di arrangiarsi a Napoli è il numero uno. La principessa Maria Gravina Curillas, credo, abbandona il marito e va a vivere con il poeta in quegli anni, dal quale e insieme poi avranno anche una figlia. Alla fine del 1893 D'Annunzio poi è costretto a lasciare anche Napoli a causa di difficoltà economiche. Per farlo anche a Napoli vuol dire che esatto. E quindi lui insieme con Gravina e la figlioletta va in Abruzzo, ospite ancora di Michetti. Sono Michetti, sì, lo teneva. No, dicevo che sei proprio un parassita. Nel 1894 pubblica, dopo le raccolte poetiche, le elegie romane, il poema paradisiaco, e dopo i romanzi Giovanni Episcopo e l'Innocente, un altro romanzo, Il Trionfo della Morte. Questo pure è Questi due ultimi, L'Innocente e Il Trionfo della Morte, fanno parte della trilogia dei romanzi della Rosa, sì, insieme al Piacere. E infatti Il Trionfo della Morte assieme al Piacere è una delle più importanti e conosciute opere. L'Innocente è il memoriale di un omicida a 1 anno e mezzo dal compimento del suo delitto. È costituito da un lungo antefatto relativo ai 3 anni precedenti all'azione e poi da 50 capitoli riferiti all'azione vera e propria, mentre invece Il Trionfo della Morte narra la storia dell'esteta Giorgio Aurispa, anche lui credo si ritrovi qui, travagliato da una malattia interiore che lo svuota delle sue energie vitali. Per questo egli va alla ricerca di un nuovo senso della vita, cercandolo prima nella sua famiglia e poi nell'origine della stirpe, fino poi ad arrivare al suicidio, che non ce la faceva, ed è anche autobiografico, anche, perché comunque questo era un poeta come lui, amava le donne, eccetera. No, i temi più che altro, quello che si vede anche dalle opere che abbiamo letto, più o meno analizzato brevemente, si vede che anche dai temi trattati da un poeta, da un artista in generale, si capisce anche la poetica, perché in generale, no, noi un'altra volta parlammo di Marquez, non mi ricordo quali altri anche scrittori abbiamo trattato qui, no? Perché parlammo anche di qualche altro italiano. Comunque, in base anche all'appartenenza delle tematiche, perché le tematiche, l'infrastruttura, l'extratestualità del testo, l'intratesto, cioè ci sono tante piccole caratteristiche della semantica e delle leggi dell'italiano, della letteratura mondiale in generale, che comunque ti fanno capire se un artista fa parte di un determinato periodo storico, letterario o di un altro, perché in pratica quello in pratica a cui ti ispiri poi quello esce fuori. È da quello che abbiamo detto fino adesso, i temi e la scrittura di D'Annunzio ci fa capire che fa parte comunque del decadentismo, perché comunque una sorta di moria del sentimento, no? Moria dei valori soprattutto, perché lo abbracciava proprio comunque nello stile di vita, nella... Sì, per questo ci fa capire che decadentista proprio come animo, più che altro, più che stile, perché lo stile decadentista ci sta tutto in D'Annunzio, però è più la vena esteta che esce fuori, no? Perché l'eccessivo e interminabile infruttuarsi, no, del piacere in generale, più che altro fisico, no? Perché lui faceva parte, vabbè, dell'esercito, e questo poi magari ne parleremo dopo, sì, no? Dopo, però amava valutare il fisico dell'uomo in generale, no? Proprio come specie eletta, quello delle donne, e soprattutto amava visitare gli atelier della moda, in cui poi si ritraevano donne nude, e si finiva con una bella orgetta. Però questa è un'altra cosa. Però ci fa capire che neanche tanto. ci fa capire che D'Annunzio era veramente figlio del suo tempo in generale, e soprattutto era il cardine di questo movimento italiano, perché in Europa ci sono molti esempi anche famosi, però si distaccano un po' dalla vita anche un po' sfrenata di D'Annunzio. Sì. Per questo è una tantum D'Annunzio, perché può piacere o non può piacere, perché
per l'esempio di vita, io credo che possa piacere a pochi. Sì. Perché a meno che tu non sia. Piace per le opere. Sì, più che altro piace per le opere, però soprattutto è un po' il conflitto politico e anche socioculturale che te lo fa un po' odiare. Perché a me, ovviamente, non puoi dire D'Annunzio a me non piace come scriveva, ovvio. Perché sarebbe un commento, come dicevamo anche con Peppe, con Metro Rock, no? Lo diceva Carlo, tu non puoi dirmi che quest'album fa cagare, se è un capolavoro oppure se è fatto bene. Puoi dirmi che non piace a te perché non è il tuo genere, sì. E poi così disse Carlo. Però non puoi dire a prescindere non mi piace, pur essendo un'opera fatta bene, no? È un po' come l'esempio che facemmo, che si fa con i Pink Floyd. Cioè, la persona ignorante può dire no, che sono questi, a me non piacciono sti tizi, sono brutti. Però non sa che comunque stilisticamente e tecnicamente è un album che merita. La stessa cosa di D'Annunzio, noi più che altro, anche a me non piace, ma non piace più che altro per il contesto storico, sì. E sociale, tutto perché è pomposa. Io la posso, la persona di D'Annunzio la posso paragonare per come si vestiva, anche per come si sentiva, alla Poelka. E la Poelkan è simpatico. No, però io la prendo con le pinze questa situazione, perché proprio ti dà quel senso di sfrenato eccesso anche del piacere. Perché l'apo comunque prende l'eccessività di ogni cosa e la porta al suo massimo, però negativo, la Poelkan. Perché comunque porta tendenza, ma la porta sbagliata. Perché tipo decorare la Fiat 500, che è il brand di famiglia, con il prato finto sopra, tu l'hai mai vista la sì. Per farti capire, e poi vabbè, si sa. Non si può pensare a questa cosa, sono due giorni. No, ma la cosa è bruttissima. E poi soprattutto si sa che l'apo, quando vede le strisce a terra, le cancella. Sì, sì. Però il paragone l'ho fatto perché D'Annunzio ti dà proprio quella sensazione, perché ovviamente non l'abbiamo conosciuto, però attraverso le opere e attraverso la memoria storica, perché quello che ci deve ma fare anche andare gli oggetti avanti, che sono rimasti, cioè comunque tu la memoria storica è comunque alla fine non so quanti abiti aveva disegnati stesso da lui, sì, sì, è abbastanza anche eccentrico all'ennesima potenza, sì. Ma per questo io parlo proprio dell'eccentricità di La Poelka, no? Per questo ti fa capire, scusa il paragone, però ci sta, che pure io non sto dicendo niente, stavo facendo no io Non critico la persona di D'Annunzio e quella di La Poelka, perché sono diverse. Sono separati. Però D'Annunzio era il tipo che piaceva sputare addosso le persone. E i racconti sono quelli. E non solo, vabbè, diciamo, non diciamo anche altre cose, perché siamo in una fascia di cena. Ecco, in un'area di cena. Però fa schifo. Ecco, fa schifo. Però andiamo avanti, perché comunque la vita increspata è solo all'inizio, quella di D'Annunzio, perché sì, abbiamo parlato di 20 anni e già ha fatto di tutto. E successivamente poi D'Annunzio mette fine anche al legame con la principessa Gravina e inizia una relazione con l'attrice Leonora Duse. In realtà prima è amante nel periodo in cui sta con Gravina, poi successivamente poi diventa compagna. Sì. Eleonora Duse è descritta nel romanzo veneziano Il Fuoco. Un amico della Duse, avendo letto il manoscritto, l'aveva scongiurata di non permettere la pubblicazione e lei aveva risposto: conosco il romanzo, ho autorizzato la stampa perché la mia sofferenza, qualunque essa sia, non conta quando si tratta di dare un altro capolavoro alla letteratura italiana. Comunque questo romanzo era molto 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 spinto, sì, raccontava sì, dei loro incontri sessuali. Diciamo che Eleonora Duse era molto aperta per mettersi, era molto aperta, ed era anche infatuata, perché allora D'Annunzio all'epoca poi fece molto adesso, scalpore, perché sì, poi sì, erano sì, due personaggi molto in vista. Vabbè, diciamo che è 50 sfumature di grigio del 1800, fondamentalmente 1800, sì, inizio 1900. No, però aspetta. No, vabbè, aspetta. Per farti capire il genere di romanzo del fuoco, perché io l'ho letto Il Fuoco, è veramente è un capolavoro per come è scritto, perché la punteggiatura, le virgole, anche un determinato è un determinato vocabolo messo al punto giusto. Invece 50 sfumature di grigio è porno in letteratura, è diverso. Sì, è una cazzata in letteratura. Sì, però Il Fuoco per il tempo era proprio un testamento hot, diciamo così. Però ovviamente questo ci fa capire anche che D'Annunzio era una personalità travolgente, perché magari
non era un modello, però era un tipo che alle donne piaceva, perché è stato con un modello proprio no. No, per però dire, non era un modello, non era un modello, era più brutto, cioè, non carisma, proprio brutto. Era un personaggio perché Peppe è stato con una duchessa, una principessa, un'attrice che io poi ho visto anche i ritratti di Eleonora Duse. Non era brutta, era un'attrice bellissima. Quindi per stare con un water come D'Annunzio, che non era tutto questo, no, anche perché poi lei sapeva che di uomo era soggetta a tradimenti, sì, però a lei andava benissimo così. Infatti poi anche nel libro la stessa protagonista sa che comunque non può tenere il protagonista per sé, però le va bene. Tradiscimi quanto vuoi. Sì, sì, in parte. È il carisma dell'artista maledetto che coinvolge molte personalità importanti. Ne abbiamo parlato anche, non mi ricordo con quale artista, se non mi sbaglio spagnolo, cioè che parlammo se non mi sbaglio proprio di o di Marquez o di un altro. Io non e Orsola, l'amica di Nino, ci disse che quella puntata su cos'era? Non mi ricordo, era una puntata letterale. Sì, sì, ma non mi ricordo su chi era. Su chi era? E comunque ci disse proprio questo, che la moglie, nonostante sapeva, era conscia dei continui tradimenti del marito, lo copriva perché lo amava lo stesso e voleva stare solo con lui. È la stessa cosa comunque di D'Annunzio. Poi comunque il poeta poi avvia una fitta produzione teatrale, tra le cui opere sono Il sogno di un mattino di primavera, Sogno di un tramonto d'autunno, La città morta, La Gioconda, Francesca da Rimini, la figlia di Iorio. E si tratta, si narra proprio che alla prima, che venne fatta alla Scala di Milano, della figlia di Iorio, erano presenti numerosi musicisti di fama, tra cui Giacomo Puccini, Franco Alfano e Francesco Cilea. È abbastanza. Venne. Che abbastanza poi famosi, tra l'altro. Sì, che poi questa figlia di Iorio era molto attesa, però non ebbe tutto quel successo nella prima. Infatti ci furono alcuni applausi solamente in determinati punti, però non in tutto. Forse c'erano troppe aspettative. Vabbè, se pensi che tra il pubblico c'erano comunque persone Puccini, importanti. Alfano e Cilea e il trittico della musica comunque classica italiana di quel tempo, l'elite, no, che ti viene a sentire il peso. Io, se fossi stato in D'Annunzio, il peso l'avrei sentito proprio, mi avrebbero tremato le gambe fino dal primo minuto, perché sai, poi dicono pure che lui stava seduto vicino a loro alla prima, ma sicuramente questi tre erano andati lì più per la curiosità, l'ansia dell'amicizia che avevano con D'Annunzio, perché comunque il circolo artistico era quello, nel senso che D'Annunzio aveva avuto delle amicizie potenti come Abbe e anche Michetti, però soprattutto era molto spinto dai salotti culturali, no? Perché appena si sentiva D'Annunzio è un po' come il Picasso nella letteratura però italiana, no? In generale, perché Picasso, noi quanti artisti abbiamo fatto infatti d'arte 2 anni e mezzo? Tantissimi. Picasso c'è sempre, è un po' come il Vittorio Sgarbi. E Vittorio Sgarbi ancora non facciamo però Picasso. Ancora non lo facciamo, ma perché per fare perché Picasso è una cosa abbastanza. Perché se tu vai su Wikipedia, Picasso c'ha le note e il link, due pagine solo di link, perché viene citato non so da quanti artisti. Lo so. È la stessa cosa anche da D'Annunzio. D'Annunzio piaceva, era proprio lo stile di vita, non tanto. Però in quel contesto era accettato perché è, diciamo così, l'artista maledetto che viene comunque apprezzato e soprattutto la sua arte veniva lodata non tanto dalla gente, ma proprio dagli artisti. Quindi la cosa più difficile è lui ci è riuscito senza anche ora. Problema. Cioè la gente lo preferisce come scritto, cioè la gente tra virgolette o lo ama o lo odia, però gli artisti, anche musicisti italiani, D'Annunzio lo citano molto, anche i cantautori Peppe italiani lo citano molto, perché comunque ha cambiato però ha influenzato molto la scena italiana. Siamo poi nel 1897 quando viene eletto deputato. Che bello. Inizia questa cosa. Questa è la cosa più bella. Poi di cambiare partito 800 volte. E nel 1900 abbandona la destra e si unisce all'estrema sinistra. E in seguito non verrà più rieletto. Non è più credibile, scusa. Si stabilisce a Settignano nei pressi di Firenze. Sì.
dove vive lussuosamente prima assieme alla Duse, poi con un altro suo amore, chissà quanti altri, e il primo fu Alessandra di Rudini. Intanto poi iniziarono ad uscire le novelle della Pescara e i primi 3 libri delle Laudi. In tutto le Laudi dovevano contenere 7 libri, ma vennero pubblicati solamente 5. E viene poi sviluppato qui il concetto del superobiettivo. La grande cazzata di Annunzio. Spiegaci delle, vai, dopo lo spieghiamo, mandami una canzone perché poi ah, è una cosa bellissima. Allora mandiamo la canzone e poi Peppe ci mi fa emozionare perché quando scatta il flash. Aspettava questo. No, anche altre cose. The silence of a new morning is heard in the breeze, with skies so white with fog and mist. I'm sensing someone here, no wonder why. Jesus Christ sold solace in the dawn, 'cause there's beauty here and freedom here and fellowship with God. The feeling that I am near, I find only here. The feeling that I am near, I find only old pine trees is a dance that they know, to the music of the early bird down at the orange grove. I wonder why there is life even when we are gone, 'cause the morning songs where we belong were written for our ears. The feeling that I am near, I find only here. The feeling that I am near, I find only fai. Ah, sono il vabbè, a Peppe la parola, Peppe. Il poeta Vater. Vai. Allora, sto stando una canzone. Va bene. Allora. E eravamo arrivati al grande concetto super di superuomo, perché giustamente uno che non conosce manco il termine preciso in tedesco lo va giustamente a tradurre e ci fa sopra delle teorie assurde, delle teorie grandissime. Perché diciamo il peccato termine che fosse in tedesco, molto pochissimo prima Übermensch, che significa oltre uomo sì. Che se non mi sbaglio, tra l'altro, è molto più profondo. Nietzsche è morto pochissimi anni prima, sì. Inizio del Novecento comunque.
e non ha potuto neanche controbattere a queste cose, alle cose che ha detto appunto il caro D'Annunzio, che definiva superuomo come un qualcosa che si reggeva al di sopra dell'uomo normale, sì. Qualcuno che aveva delle facoltà in più, facoltà maggiori rispetto alla persona normale, e che quindi cioè non pensava che quest'uomo, come Hitler, che quest'uomo che aveva delle facoltà in più doveva dominare il mondo a quello degli altri, ma pensava che comunque quest'uomo si reggeva al cospetto delle masse, delle persone, delle persone comuni. Sì, più che altro io non so se secondo me come tale secondo me sì, no, però capito, perché ha usato questa cosa, perché a parte che andava molto di moda all'epoca, poi abbiamo visto anche con Pascoli, ma anche altri artisti e poeti usavano o una figura allegorica o un animale o qualcosa per definire la propria retorica, no? Il fanciullino, oppure che ne so, l'animo interiore, non mi ricordo come è chiamato da Carducci, comunque ogni artista di quel periodo, per concretizzare in una sola parola la propria poetica, usava la mia poetica e quella del superuomo, perché con la mia poetica io voglio leggere l'uomo diciamo così al di sopra delle masse, come illuminatore, come illuminatore dei problemi, perché in pratica questo lo sappiamo, che lui faceva parte comunque della massoneria, e quello, la massoneria, quello si intende di fare, però solo che la massoneria è segreta lui è. E invece ma lui ha sbagliato proprio la concezione della, sì, l'ha sbagliata la concezione, perché ha omesso la parte più importante, perché la parte importante dell'oltre uomo non era l'oltre uomo, era come diventare oltre uomo, come aprire nella propria mente una dimensione, una condizione diversa rispetto a quella precedente, invece lui parte direttamente al presupposto che l'uomo che è superiore, già c'è una persona, è già superuomo, già superiore. Ed è questa la cosa secondo me sbagliata. Tra l'altro la cosa che mi fa più rabbia è il fatto che comunque avesse sbagliato una semplicissima traduzione, cioè non avesse capito uno come lui, che è un bravissimo scrittore, era intelligente, aveva il massimo dei voti, era abbastanza eccentrico, però penso che avesse studiato Nietzsche. No, ha studiato sicuramente, ma abbastanza fraintesa come cosa, no, ma secondo me più che altro più che sbagliare la traduzione, ha preso quello che serviva a lui, no? Forse il termine l'ha cambiato proprio perché io l'ho detto, lui si sentiva un superuomo, cioè lui si sentiva di stare al di sopra degli altri, perché lui voleva primeggiare e sia sul fisico che sull'intelletto, perché secondo lui ciò che poteva cambiare il mondo era il superuomo, attraverso la sua mente brillante, con un'idea che poteva essere un'idea per inventare qualcosa, per cambiare la politica economica e sociale della nazione. Quindi diciamo così, un po' come fa in generale la massoneria, perché solo che lavora in segreto, perché lui comunque faceva parte del 30° grado di reggimento, quindi era una carica altissima, un altro posto va a comandare nella massoneria, quindi ha voluto quasi usare la sua appartenenza, perché i massoni, purtroppo, per diventare massone devi già essere massone, questa è la cosa, cioè deve essere già ricco. Zio Antonio D'Annunzio era ricco e faceva parte della massoneria, quindi che cosa ci fa capire? Che il superuomo, questa è la stupidità, che il superuomo, secondo D'Annunzio, non poteva essere un contadino che nasceva povero e diventava intellettivo, ma doveva essere per forza, tra virgolette, massone. Poi che non sia massone, questa è un'altra cosa, però doveva essere un uomo forte e possente, non solo fisicamente ma anche intellettivamente. E questo è forse quello che lo destabilizza un po', perché tipo, per farti capire, la poetica del fanciullino di Pascoli a me piace molto come è stata spiegata, perché è da ricollegare un po' gli impressionisti a livello di arte e i preraffaeliti anche inglesi, perché cosa facevano? Gli impressionisti vedevano un certo scenario, poi andavano a casa, lo sgrezzavano e come un fanciullino lasciavano dentro la propria parte più grezza, prendevano solo la cosa pura dell'arte e lo cacciavano fuori. La stessa cosa di Pascoli, no? Pascoli che cosa faceva? Viveva, andava fuori, magari sentiva una storia, poi andava nel suo studietto e faceva uscire il fanciullino dentro di lui, che poi è la cosa più bella del mondo, perché l'artista questo fa, l'artista è un fanciullino in pratica, perché vede con gli occhi
diversi dalla società qualcosa che è già successo, la maggior parte dei casi, perché poi l'artista non fa solo quello, e cerca di dare il suo messaggio, no? E poi soprattutto il vero artista è quello che riesce a vedere con gli occhi del bambino, cioè con gli occhi senza pregiudizi. Che Picasso è il primo su questo, è il numero uno, perché Picasso sapeva disegnare come Michelangelo a 10 anni, lo diceva sempre lui, e ha studiato una vita per disegnare come un bambino. Questo ci fa capire che su questo D'Annunzio non è molto, non ci prende molto, perché si sentiva il Dio sulla terra, e purtroppo questo ha penalizzato un po' con la sua poetica, perché le sue opere valgono molto, ancora adesso valgono molto, perché per chi vuole scrivere, per chi vuole far parte del mondo dell'arte, deve leggere per forza D'Annunzio, perché aveva un modo di scrivere veramente impeccabile, però purtroppo che era incarnato in un uomo di puntini, perché è vero, sì. Però se non fosse stato così non avrebbe scritto questo. Questo purtroppo è da dire perché è anche il personaggio che faceva scrivere il piacere, il fuoco e il notturno e altre opere. Comunque poi parliamo di altro, voglio sentire altre cose che a Peppe non piace, altre cose più politiche. Poi successivamente si trasferisce a Parigi, dove compone opere in francese, scrive la tragedia lirica La Parisina, musicata da Mascagni, e anche sceneggiature cinematografiche come quella per il film Cabiria nel 1914. Tu l'hai visto? No, vorrei vederlo proprio per curiosità. No, perché voglio dire vorrei vedere la sceneggiatura. Sì, è muto. Vorrei vedere la sceneggiatura, perché la trasposizione di uno scrittore nel cinema di solito è sempre interessante. Poi dipende dall'autore, perché poi ci sono degli obbrobri, però poi nel 1915 invece, all'imminenza dello scoppio della prima guerra mondiale, torna in Italia, riacquista un ruolo di primo piano, tenendo accesi discorsi. Durante poi un incidente aereo viene ferito ad un occhio e a Venezia è costretto ad una lunga convalescenza. In questo periodo scrive il notturno, utilizzando circa 10.000 strisce di carta o cartigli, su ciascuna delle quali era vergata una sola riga di testo. Il materiale poi così redatto fu poi messo in ordine dalla figlia del poeta, la quale lo aiutava al capezzale. Io credo che la figlia era anche la figlia di Gavina, sì. Poi ne aveva altri tre, però non vengono mai citati. Guarda, anche questa scelta, no? Questa è una scelta molto futurista, parlo del modo della scrittura del notturno. Sì. La figlia sicuramente l'ha fatto, cioè ha redatto quest'opera, perché in pratica ha un po' contravvalso le teorie del padre, perché il padre per farla su 10.000 fogli l'ha fatto proprio per rompere gli schemi e rompere le scatole, sì, anche agli editori, no? Sì. Cioè lui scrive una sola riga di testo, il notturno, 10.000 fogli, cioè ti rendi conto quanto può essere grande un tomo di 10.000 fogli con 10.000 righe di testo? È perché poi tu leggi un rigo, una pagina, leggi un rigo, è una rottura. Però era interessante, perché questa si ricollega alla poetica futurista, perché i futuristi che cosa facevano? Scrivono poesie un po' alla penne di gatto, per non dire altro. Tipo scrivevano il sole in alto nel cielo, come la canzone di X-Factor, però la scrivono con il capotasto alzato, poi il sole, poi in mezzo al rigo è, poi l'altra pagina è alto nel cielo, cioè palle, con la poetica. Non so se hai mai letto qualche cosa, sì. Però è proprio senza né capo né coda. La stessa cosa anche D'Annunzio, cioè tu scrivi un'opera del genere, vuol dire che veramente non stai bene con la testa, perché poi aveva una certa età quando l'ha fatto. E la figlia, però, io questo lo dico, ha voluto semplificare quest'opera, però l'ha deframmentata, perché anche se l'ha unita, in un certo qual senso l'ha distrutta, distrutto, perché sì, il padre voleva tutt'altro. Voleva fare 10.000 pagine di libro. È un po' come la stessa cosa di, diciamo così, la Sagrada Famiglia. In generale le è stata concepita in un modo, l'artista purtroppo era morto, e poi invece adesso è fatto tutta un'altra cosa. Questa è un'altra cosa che purtroppo è brutta. Che poi c'è da dire che il notturno è l'opera completamente diversa poi da tutte le altre.
perché è come se fosse un'analisi di tutta la sua vita, sì, anche in modo negativo, mentre invece nelle altre comunque si andava un po' più ad elevare. Il discorso che facevamo prima, no? Che poi nella vecchiaia lui ha capito gli sbagli e tutto, e quindi il rimuginare dell'artista. Sì, esatto. E poi, nonostante la perdita dell'occhio destro, diviene eroe nazionale partecipando a celebri imprese quali la beffa di Bucari e il volo nel cielo di Vienna. Alla fine della guerra, conducendo una violenta battaglia per l'annessione all'Italia dell'Istria e della Dalmazia, cosa fece? Marcia su Fiume e occupa la città. Instaurando solo, sì, perché aveva voglia di conquistare Fiume. Instaurandovi poi una singolare repubblica, la reggenza italiana del Carnaro. E facendo fuori la metà della popolazione di Fiume, sì, così che, tanto per divertirsi un po'. Che poi il governo Giolitti farà cadere nel 1920, ovviamente. E negli anni dell'avvento del fascismo, nutrendo una certa diffidenza verso Mussolini e il suo partito, si ritira, celebrato come eroe nazionale presso Gardone sul lago di Garda, nella villa di Carniacco, trasformato poi nel museo mausoleo del Vittoriale degli Italiani. Qui si trovano le varie stanze, soprattutto le stanze da bagno, che sono molto famose. Peccato che poi non è così diffidente col fascismo, sì, lo professa benissimamente, senza problemi. E che poi aveva comunque, diciamo, un'amicizia anche con Mussolini. Amicizia. Però diciamo che D'Annunzio era un po' la puttanella di quel secolo, sì, che è un po' come adesso Alfano, perché Alfano è un po' è l'esempio di Volta Gabbana, perché tu per tanti anni sei stato con la destra, non voglio dire estremista, però la destra italiana, poi ti sei schierato al centro, poi invece per cariche politiche ti sei messo addirittura con la sinistra in generale. Sì, vabbè, però questi sono altri discorsi, però per far capire che così come succedeva nel 1930-20 succede anche oggi, non è che è uno scandalo, perché all'epoca si criticava anche molto D'Annunzio per dire: ma come un vero superuomo, un vero uomo che crede nei propri ideali, cambia idea politica nel giro di un mese? Però voglio dire che non era l'unico, cioè in buon compagnia anche oggi. Oggi i politici di oggi non hanno più molti ideali fissi, cioè, anche perché non c'è più una netta identificazione di partiti, perché la vera destra non c'è più, la vera sinistra non c'è più, ormai è una politica centralista, cioè centrodestra, centrosinistra, che poi è un po' mischiata, perché non si sa qual è il vero ideale politico, e questa è la cosa brutta. Ed è poi su questo lago di Garda che in solitudine il vecchio esteta trascorre una malinconica vecchiaia sino alla morte avvenuta poi il primo marzo 1938. Gli hanno fatto nemmeno festeggiare il compleanno il 12 marzo. No, no, per poco. Ha superato Lucio Dalla, probabilmente. Sì, per tre giorni. Il 4 marzo. Ci sono poi delle diverse curiosità, ma andiamo prima una canzone e poi di quelle curiosità. Sì, una canzone, okay. E poi curiosità. Però volevo fare. Avevo messo quella là, giusto? Hai detto che l'avevo messa. Sì, messo. Un piccolo commento di Peppe anche sulla vita politica, che ti ho detto che a te non piaceva. Sulla vita politica, che a te non piaceva. Infatti era sulla storia della di Fiume. Ma dai suoi cambi politici, sulla storia di Fiume, sul suo essere fintamente non è fascista, si capiva. Sulla sua congiunzione tra superuomo e politica, tutte le solite cose che comunque sanno, tutti conoscono. La marcia sul Fiume è stata una delle cose più stupide che un uomo potesse mai fare, sinceramente. Sì. Ma soprattutto che se la fai tu da solo un giorno, tra l'altro patriottico fino alla morte, ora poi che diventi tu sei di destra, diventi di sinistra, dovesse essere tutto tranne che patriottico, invece lui diventa patriottico improvvisamente. Poi si risposta di nuovo a sinistra, poi ritorna a destra. Non lo definisco. Non è la stessa cosa dei politici di oggi. Lui non è un politico, no. Lui è semplicemente un qualcuno che si avvicina alla politica, ma come scrittore. Vabbè, un'eccellenza artistica che si avvicina alla però politica. Io lo trovo una delle persone più intelligenti del Novecento italiano. Questo sì. È un comportamento del genere, li vedo abbastanza lontani dall'intelligenza. Sì, questo è. È un po' brutto. È solo una visione mia. Sì, è gioia e delizia di se stesso D'Annunzio, secondo me, su certe cose. Perché da lui ti aspetti il massimo. Poi io parlo come se fosse al presente, come se fosse vivo. Da lui ti aspetti sempre il massimo. Poi all'improvviso ti fa la cagata che te lo fa odiare. Perché per stupidaggine anche proprio politica in generale. Sì. Poi la cosa brutta,
nella storia del mondo e anche dell'arte e della vita proprio in generale, anche nella Bibbia c'è scritto nell'Apocalisse: io ti vomiterò addosso perché tu non sei né caldo né freddo. Quindi anche diciamo così, nella teologia cristiana, ma anche di tutte le religioni, buddiste, induiste e tante altre, la cosa che viene più odiata è proprio l'incoerenza e il fatto di non essere chiari. Cioè, per farti capire, a un determinato Dio, che può essere Cristo oppure Allah, Maometto, eccetera eccetera, fa più piacere dire io servo Satana oppure io servo Buddha piuttosto che Cristo o la Madonna, che no dire no, ma a me piace sia Cristo che Buddha, a me piace sia la Madonna che Fatima, mi piace sia questo che quell'altro. Perché proprio, e se ce lo fa capire un Dio che non piacciono le indecisioni, soprattutto anche politiche, di scelta, perché un vero uomo è dato dalle scelte che fa. Perché questa è una citazione, non mi ricordo di quale filosofo, cioè anche noi siamo quello che scegliamo in generale. Perché è vero, tu puoi essere anche una merda, però devi dimostrare di essere una merda, cioè con le tue scelte. Invece D'Annunzio su questo non era un superuomo, ma era, diciamo così, un super codardo, perché si tratta proprio di essere codardi, perché tu non puoi dire di essere di destra, poi diventi di sinistra e poi dimostri di essere di destra all'improvviso, perché come hai detto tu, essere patriottico è nel DNA di quelli di destra, no? Perché esaltano l'Italia, il tricolore, eccetera, eccetera. Di sinistra, quindi non aveva molto senso. Prendi e vai così all'improvviso. Eh sì, infatti. All'estero anche, per conquistare una città, cioè. No, se facciamo anche un piccolo esempio pratico anche di oggi, per far capire anche ai radioascoltatori. Tipo, quelli di sinistra stanno anche con l'Europa, l'Italia europea, no? La globalizzazione dell'Italia nel mondo. Invece quelli di destra, anche la Lega Nord in generale, vogliono far ritornare alla lira, cioè il potere nazionalistico. Questi ovviamente sono gli estremismi, non sì, perché la destra. Però per farti capire, l'italiano di sinistra, quello là proprio di estrema sinistra, vuole aprirsi al mondo, all'Europa, no? E quindi non è molto nazionalista, non ci tiene tanto al tricolore. Sì. Ci tiene solo quando l'Italia vince il mondiale oppure succede qualcosa del genere. Invece quello di destra estrema, che cosa vuole? Vuole ritornare a essere italiano, sentirsi italiano, che è un sentimento molto patriottico, quasi americano. Però è così. Invece D'Annunzio ha dimostrato a tratti di essere patriottico e a tratti di vomitare stesso quello che lui ha detto dopo un mese nemmeno dalla citazione. E detto questo, mandiamo la canzone. Mandiamo una canzone. Poi. Le ragazze si ispirano ad attrici malandate a due passi dall'aldilà. Regalano gli amanti fiori appassiti e la loro preziosa santità. Gli amici del circolo dopo lavoro romanzano storie del 56. Cercano modi per non maturare, per scegliere quanto campare. Dimmi com'è che non ti muovi. Forse perché hai timore di me e non te l'ammetto che è tutto passato. Per quanto io resti l'unico ingrato.
vogliamo salutare Nino Masi, il nostro co-conduttore. Sì, infatti, ciao Nino. Ciao Nino. Siamo arrivati alle curiosità su, su D'Annunzio. Ecco, qui molto, ci divertiremo. Molto carine. Ci divertiremo. Allora, si sa che è nato a Pescara, però in verità voci narrano che sia nato su una carrozza al confine tra Francavilla e Pescara, il che rende la storia della sua nascita molto più avvincente. L'ha inventata lui o è proprio... Cioè, lo dicono. Diciamo, la goccia di sperma del padre era a cavallo tra Francavilla e Pescara. Per favore, cioè, prego, potevi risparmiarla. Andiamo al secondo. Poi si narra anche che Gabriele D'Annunzio avesse un rapporto di amicizia e inimicizia con Mussolini e che nella sua casa al Vittoriale ricevesse gli ospiti in due diverse stanze, una per quelle graditi e una per quelle non graditi. Alcuni voci narrano anche del fatto che negli episodi riguardanti le visite di Mussolini Vittoriale il vate lo abbia fatto attendere su di una sedia scomoda anche ore prima di presentarsi. Ovviamente nella stanza dove riceveva le persone non gradite. Ah, quindi è rimasto in Italia, non l'ha bandito dall'Italia. Può darsi pure che gli dava la caramella e allo stesso tempo il bastone. Si narra poi che D'Annunzio amava cavalcare nudo per il parco del Vittoriale. Questo proprio per farsi notare dalle donne. Non è il solo che lo fa, oggi ce ne sono altri che lo fanno. Uno di questi è un cantante di un gruppo, di tre gruppi, molto di sinistra, vabbè, lo dico, si chiama Lindo Ferretti, praticamente lui cavalca nudo sui cavalli. Sì, è vero, è vero. Così, ma questa è una pratica che nel, mondo della il ranch, lui cavalca nudo. No, nel mondo dell'arte ci sono molti esempi, specialmente in Francia, di cavalieri nudi, perché questa è proprio una... È il senso di libertà estrema, non andare sul cavallo nudi. Però ovviamente è un po' da pazzi. Direi. Ma un po' male. Poi, da vecchio iniziò a vergognarsi del fatto di doversi spogliare alla presenza delle sue amanti, mettendo in mostra il suo corpo, che ormai non gli piaceva più. E quindi si fece cucire un pigiama con un buco, in modo da non togliersi più i vestiti di dosso. Alcuni dicono che è un pigiama, altri una vestaglia da notte. Però sì, comunque non poteva togliersi. Il buco era lì. Davanti non c'aveva il buco. C'aveva il buco avanti, E dietro no. Anche solo... dipende da chi era. Era solo Vabbè, si dice poi che avesse uno specchio sopra il letto per vedersi durante la pratica sessuale con le sue amanti. Un po' fissato. Poi da questo è nato il fatto di nei film porno di è stato un precursore. D'Annunzio poi aveva una bruttissima dentatura, infatti aveva carie, denti storti o mancanti, e quindi per vergogna preferiva mangiare in solitudine per poi a pancia piena presentarsi alla bella del momento. Questa pratica non è sconosciuta ai vecchiarelli, però succede. Mio zio di Napoli, Salvatore, non so se lo conosci, quando mangia e quando non ha la dentiera fa sempre così. Sembra Antonio Cassano che sussurra a Totti qualcosa. Per le donne mentre mangiano, alcuni tipi di donne fanno così. Anche. Sì, è vero. È una pratica molto conosciuta. Non ho mai capito il perché. Come se hanno. Vabbè, hanno lì è proprio di farsi vedere. Sì. Però è vera sta cosa. E poi l'invito fatto ad una donna non prevedeva mai la cena, semmai solo il dopo cena. Andava proprio al sodo. D'Annunzio poi era molto superstizioso. Infatti faceva uso di amuleti e talismani. Lui stesso affermò che durante le missioni aeree aveva due talismani nella tasca della dalla parte del cuore. Lui poi si identificava in una tartaruga, se doveva scegliere proprio un animale, per una ragione magica. Allora per questo il simbolo dell'estrema destra in generale, la tartaruga, tu l'hai mai vista? Sì, però non penso sia non credo. Si sono ispirati comunque ad annunci. Per una ragione magica, essendo simbolo dell'astuzia, del silenzio, della prudenza e della longevità. Quando nacque a Pescara viveva già da 30 anni a casa sua una tartaruga che ebbe poi successivamente una compagna. Queste due tartarughe erano assai affezionate all'adolescente Gabriele D'Annunzio, obbedivano al suo richiamo e andavano a mordicchiargli le scarpe. L'amica marchesa Luisa Casati Stampa, legata al poeta anche per essere come lui fortemente interessata all'esoterismo, gli donò nel 1924 la grande tartaruga
così battezzata da D'Annunzio, che morì di indigestione. Oh, il suo guscio poi venne collocato nella stanza da pranzo e si trova a capotavola del tavolo per invitare gli ospiti a mangiare di meno, perché si devono ricordare che è morta di indigestione. Ma guarda, senso, ed è lì, ed è lì al Vittoriale. No, guarda, il fatto di identificarsi con un animale comunque è interessante, ti fa capire che D'Annunzio su certe cose era veramente un genio, perché pensare alla tartaruga di solito viene sempre disprezzata in generale, no? Oddio, è quello di un termine. Sì, non lo sapevi? No. Ah, e poi quando per esempio andava a Firenze, lui non mangiava mai nei grandi ristoranti, la bistecca l'andava a mangiare nelle piccole trattorie. Ah, perché a lui piaceva, così. Rustico. Non perché pagava, di meno, ma era proprio il sapore rustico, che dava la cucina più sì, casariccia. Diciamo. Comunque, fate la tartaruga, è bello perché lui ha scorto un. E ha letto attraverso le caratteristiche della tartaruga delle cose positive, perché di solito uno quando pensa alla tartaruga dice, ma che ti può dare? E invece è vero, se tu ci pensi, l'astuzia, perché la tartaruga per vivere vive di astuzia, perché altrimenti viene sopraffatta dagli altri animali e poi si racchiude subito nel guscio, no? Il silenzio, perché la tartaruga non è rumorosa e non ha nemmeno un verso, non nitrisce la tartaruga, no. È un po' come il coccodrillo su questo, e poi soprattutto la longevità e la prudenza, perché la tartaruga nel proprio habitat, non so se avete mai visto i documentari di National Geographic, che cosa fanno le tartarughe, io quelle sono proprio, sono matte le tartarughe, per procreare fanno i viaggi intensi lungo la costa californiana e fanno le missioni notturne per non farsi mangiare dai predatori. Quindi è una bella riflessione di D'Annunzio per farci capire quando ragionava D'Annunzio. Poi un'altra curiosità che io ho letto è che al Vittoriale c'è una stanza dedicata a tutti i vestiti suoi, e praticamente lui amava disegnarli, e non li disegnava solo per lui ma anche per le donne con cui stavano, li disegnava lui e li faceva indossare da malato. E poi il termine tramezzino, come facilmente intuibile, significa posto tra due cose, e fu coniato proprio da Gabriele D'Annunzio alla fine degli anni 20 del Novecento, con l'intento di creare un nome alternativo e non strano che sostituisse l'inglese conosciutissimo sandwich. Andiamoci a mangiare un tramezzino. Sì, l'ha coniato lui. Andiamo a mangiare un tramezzino. Guarda, però intanto intendevo un'altra cosa per tramezzino. No, io pensavo a questo. Scusa, era un malatone, però era intelligente. Però poi aveva le scarpe a forma di pene. No, non poteva pensare tra mezzino significasse quella cosa, però aveva le scarpe a forma di pene. Vabbè, perché è comunque strano. No, però guarda, paura di leggere il museo sulla sua. No, non c'è niente. Coniare un nuovo termine ed entrare nella storia dei vocabolari, dei dizionari, è qualcosa di bello. Ma per farti capire, è successo anche a un giornalista sportivo. Il termine gollonzo, tu lo sai, Peppe, no? L'hai mai sentito? Gollonzo è quel gol brutto, proprio orribile, brutto. È uscito per caso. E l'ha coniato un giornalista italiano. Un po' è differente, perché io per esempio la parola gollonzo non la conosco. Vabbè, non la conosci tu, però la conosco nemmeno. Ma lui ha inventato il tramezzino. No, proprio per farti capire. Adesso quando mangerai un tramezzino penserai a D'Annunzio. Aspetta, io per questo non lo mangerò più. Hai fatto l'istà che stava facendo mentre... No, per questo non lo mangerò più il tramezzino. Però, per farti capire, una cosa D'Annunzio è D'Annunzio, quindi secondo me si è coniato solo un termine, poco per la sua grandezza intellettiva. Ha coniato anche super uomo. Ecco, possiamo dire che l'ha coniato. Ecco, sì, perché prima. Però a volte anche studiare i termini è bello, perché tramezzino ovviamente ti fa capire che l'unione italiana di sandwich, vabbè, però è posto tra due cose, tra mezzi, no? Ed è bello. Però anche gollonzo, secondo te è l'unione tra quali parole? Gollonzo. Tra gollo. Aspetta, fammici pensare. Gollonzo. No, non lo so, lonzo. Gol e stronzo. Perché è un gol brutto, cioè che sembra che non segni mai, e tu fai un gol stronzo, perché sei stronzo a fare quel gol, no? Perché. No, perché io ho visto dei gollonzi, e veramente sono stronzi, perché tiro traversa, probabilmente il palo, il portiere la butta fuori e sembra che ha salvato l'azione, poi fa il tacco, va a finire sul culo dell'altro, quello è un gollonzo. E che è stronzo proprio quello che l'ha fatto. Però questo è purtroppo si ritorna sempre lì, anche se D'Annunzio non. Anche se non c'entra. Anche se. No, ma questo è per farvi capire che è bello anche studiare quello che c'è dietro ai termini, perché a volte noi usiamo le parole.
non sappiamo nemmeno la nascita di questi termini. E D'Annunzio era un maestro su questo, perché ha coniato un termine. Poi il fatto della costola non la diciamo. No, lascia stare. Vabbè, se non sono due costole, sapete voi il motivo. Autoerotismo. Quasi. Ah, e vabbè, non diciamo neanche quello. Che cosa? Il fatto dell'oca. No, quello lasciamolo stare. No, dillo, dillo. Il fatto del... dell'oca, che aveva rapporti sessuali con un'oca, si dice. È anche zoofilo. Perfetto. Vabbè, ma... ragazzi. Molti grandi lo sapevano. Questo non è niente, perché... Molti grandi l'hanno fatto. Mm. Proprio con l'oca l'hanno fatto. Proprio quello che là. Vabbè, andiamo al museo. Andiamo al museo. Basta parlare di cose schifose. È il museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio, che è un edificio settecentesco, proprietà della famiglia D'Annunzio a partire dall'Ottocento. Fu dichiarato monumento nazionale poi dal 1927. L'edificio subì dei gravi danni durante i bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale e quindi ci furono dei nuovi interventi sull'abitazione che terminarono nel 1949. Una prima esposizione museale venne realizzata poi nel 1963 dalla Fondazione D'Annunzio per la mostra intitolata L'Abruzzo nella vita e nell'opera di Gabriele D'Annunzio e conservata fino al 1993, quando venne organizzato un nuovo percorso espositivo. Il museo, allestito al primo piano della casa natale di Gabriele D'Annunzio, è composto da 9 sale, quindi sala da pranzo, la sala dove lui dormiva con il fratello, il bagno e altre, la cucina. E praticamente vengono conservati gli arredi, i mobili d'epoca e oggetti dello scrittore e della sua famiglia. Le stanze. Vorrei vedere tanti quali oggetti. No, non c'è niente di che. L'hanno, quelli stanno tutti da un'altra parte. E non volevi parlare di quello. Non è fatto bene. È troppo grande. Okay. Le stanze poi ripercorrono la vita del poeta. Ci sono oggetti appartenuti ad Annunzio e si conserva il calco in gesso della mano destra e del volto dell'esteta. E basta. E io direi che giustamente possiamo finirla qui con Gabriele D'Annunzio, perché. Sì. A parte di avervi rallegrato la serata e avervi fatto sezioso. Immaginare nuove cose. Andate a cercare le curiosità. C'è una curiosità che io non ho letto. Se volete, è scritta ovunque. Se volete farvi del male, leggete le curiosità su D'Annunzio. C'è un'altra curiosità, solo un'altra. Là no. La vogliamo dire, Peppe? Dai, no, no, no. Si faceva cagare addosso! Si diceva che si faceva pisciare addosso, forse era già più... No. In realtà schifoso. Però non era solo quello, perché in realtà metteva un vetro. Sì. Tra lui e... Sì. Ah, tra lui e le perché gli piaceva... No, gli il piaceva... vetro, la roba e lui. No, dentro, gli piaceva guardare, però a volte toglieva questo vetro. Ok, basta. Passiamo al libro. Il libro è francese, quindi ci spostiamo in Francia. È un libro che si chiama, ed hanno fatto anche un film, io l'ho visto qualche annetto fa. Ti è piaciuto il film? Sì, è un bel film, abbastanza interessante. Si chiama Una lunga domenica di passione, il libro è di Sébastien Chaprisot, che è un acronimo di non mi ricordo cosa però, perché qua non lo dice, però è un acronimo. Praticamente la trama è un giallo, anche se è strutturato diversamente, è un giallo... che è metà tra un romanzo epistolare e un giallo, perché è fatto maggiormente di lettere. Mm. Sì. Ed un diario di guerra protratto negli anni. E poi giustamente un giallo. Un diario di guerra che però con una trama gialla. Sì, diciamo è un così. Giallo dove non ci sono investigatori e cose del genere, perché comunque è ambientato all'inizio del Novecento. Infatti, la notte del 6 gennaio del 1917, 5 soldati francesi condannati per autolesionismo vengono scortati in un settore di prima linea del fronte. Perché vengono uccisi dal nemico invece di essere fucilati. Praticamente invece di fucilarli vogliono farli uccidere dal nemico. Sì. Il più giovane Manet è fidanzato da anni con la compaesana Mathilde. E Mathilde è la protagonista di questa storia, che vuole riuscire a scoprire come è morto, se è morto prima di tutto, perché non si sa se questi cinque sono morti. E soprattutto come è stato possibile fare che i militari francesi, comunque i soldati francesi avessero fatto una cosa talmente spregevole che va addirittura contro il codice, le regole comunque della Francia del tempo. C'è da aggiungere che non si sa se questi cinque siano stati uccisi, perché nella trincea dove si trovano, perché sappiamo che la guerra mondiale è formata da tantissime trincee, la guerra è una guerra chiamata immobile, non sì. mobile. Appunto, la differenza tra l'altro tra trincea nemica e quella
alleata, se erano di pochi metri. Sì. E questi appunto vengono buttati a confine tra una zona detta zona franca, che è la zona di nessuno, tra quella tedesca e quella francese. Però in quel momento francesi e tedeschi non si stavano facendo guerra, anzi erano quasi alleati. Aspettavano addirittura di finire e di andarsene, sì, a casa, quindi sì, non volevano farsi del male, volevano pareggiare tra virgolette. E non per fare spoiler aggiungo che uno di questi cinque si sa dove trova una granata e la lancia dal lato dei tedeschi, facendo comunque scoppiare una battaglia che dura una giornata. E molti di quelli che si trovano nelle due parti muoiono. Sì. Comunque la trama non è altro che la ricerca di questa Matilde. Diciamo parlando... che il giallo è il mistero di questi, sì, cinque. È ambientato 3 anni dopo quello che è successo praticamente. E lei ricerca tutti i soldati che facevano parte di questa trincea che si chiama Bingo Crepuscolo. Che si... In francese, diciamo che è un romanzo post-fatto. In francese post-fatto. Bingo intende come boom, come onomatopea del rumore delle bombe e cose del genere. Diciamo che è un romanzo post-fatto. Io non l'ho ancora finito, quindi non so come finire. Non so ancora come finisce. Aggiorni. Sì, si dice così. No, aggiorni. No, è finita. È finita la trama. Finita la trama. Vabbè, andiamo al Monday Mass e poi se poi ci possiamo. No, io sono curioso di vedere il film di questo. Il libro, aspetta, il libro è grande. No, sono neanche 300 pagine. Il film, se mi, non mi ricordo gli attori del film. Se riuscissi a trovarli, aspetta un secondo. Peccato, riesco a trovare. Non c'è. Eccolo qua. No, questa è una critica, non è la. La versione cinematografica di Jonet, che è un regista che fa solo film francesi di solito. Ed eccolo qua. Vediamo chi c'è come attore. Più caro. Ah, è 2004. Allora, solo 10 Audrey, anni. Cioè, tu e Matilde. Poi c'è Gérard Dutiel. I più famosi sono comunque Dupontel. Ci sta Marion Cotillard, questo è il più famoso alla fine. Julie Depardieu, che penso sia una parente di Gérard Depardieu. Comunque un film. Ti è piaciuto? Comunque il regista è quello che ha diretto Il favoloso mondo di Amélie. Che poi è la figlia di Gérard. La protagonista è la stessa, però alla fine. È la figlia di Gérard. Sì. Julie, infatti, ricordavo che c'era il legame. No, vorrei vederlo il film perché mi sembra interessante. Perché, sai, quando c'è. Il contesto storico è comunque bello, articolato. La trama, i gialli comunque sono belli, sì, di diamanti del genere. Sì. Il perché mistero è un giallo, giallo molto classicizzante, perché molto no, più... è più un dialogo di guerra, però diciamo, sì, che il giallo è più quella condizione mistica che attraversa tutto il romanzo, cioè il mistero di questi cinque, non si sa cosa hanno fatto. Questo è il giallo, cioè. Infatti lei manda lettere a tutti i parenti di questi altri quattro, sì, per unirsi, per sollecitare la ricerca e per sapere come se avessero qualcosa di quello se sono morti, anche per pacificarsi con l'animo più che altro. Invece passiamo al Monday Masterpiece, che si ricollega un po' ad Annunzio. È Roman Zasonov. Di dov'è questo? È bielorusso. Azzurro. Però vive in Francia. Vabbè, come tutti. È ancora vivo. Ma questo è sono anni 60. Pensavo fosse un tipo un artista degli anni 30 o un po' del genere. No. Anche il qua 40. I suoi dipinti fantasiosi e stravaganti, che questo è un po' più classico. Però io l'ho scoperto. È molto bello. Cioè, sì, è detto strano. Appunto. Sinistra appunto, strano. Appunto. Mena me l'ha consigliato perché stavamo vedendo insieme su le mille opere più belle, sì, e anche su Arte e Arte per poveri. E salutiamo Francesca, la cara Francesca che ci ha tenuto compagnia. E in pratica mi è balzato agli occhi questo artista che fa delle opere belle, surrealiste anche, e c'era in pratica il ritratto di una donna che aveva il cappello, sai, quello delle nobili, sì, e lui c'era una sovrastruttura su questo cappello, sì, un nuovo mondo. Ed è interessante, il mondo nel cappello. Bello. Un'idea già visitata da altri artisti. Non hai visto quello, loro, cioè, non aveva visto quello. Titolo poi. Ah, non si sapeva. No, più che il titolo. Io non sapevo si sapeva, era. Sì, era lo stesso. Era lo stesso. Lui, solo che non aveva il titolo. Quindi comunque era. No, io ho scelto questa perché quella era più bella, proprio perché era proprio caratteristica. Ma ho scelto questo perché anche nella descrizione del sito, questo è il sito dell'artista, il caffè e il violoncello si chiama quest'opera, perché c'è la tazza di caffè, la donna, e in pratica un po' il piacere dell'attesa, dell'arte, perché in quest'opera c'è proprio la descrizione del piacere di D'Annunzio su certi punti, no? Perché
c'è l'estrema agonia e malinconia dell'arte, perché vedi violoncellista è quasi triste, malinconico, e suona per la sua amata in questione. La sua amata è apatica, è la solita donna d'elite che non se lo fila, no? Ah, è come i bevitori di assenzio. Esattamente. Non si filano a vicenda. Esattamente, un po' l'apatia della vita, no? Però, nonostante questo, cioè, la moria dei sentimenti e dei valori umani, ma l'esaltazione della bellezza, perché qui c'è la bellezza classica, comunque dei paramenti del muro, i saloni, comunque il salone è molto molto ricco, il caffè che comunque è simbolo anche del momento di pausa, no? Anche esaltazione dei sensi, del piacere, e poi comunque la donna nuda che c'è è simbolo sempre tè, di bellezza, credo. Sì, anche il tè. Comunque, ho scelto questo perché è molto da ricollegare ad Annunzio, soprattutto il piacere, no? L'immagine dell'esaltazione dell'arte. Sì. I suoi dipinti fantasiosi e stravaganti sono stati variamente definiti come surrealisti, fantastici, neoromantici e teatrali. Questo è più neoromantico che altro. L'artista in questione è un pittore bielorusso, classe 1962, che vive in Francia e che ha ottenuto nel tempo numerosi riconoscimenti, tra cui il primo premio al Salon d'Autun nel 1997, che per l'arte è importante, è uno dei premi moderni più famosi. Guadagnando un vasto seguito internazionale, cioè conosciuto in tutto il mondo, solo in Italia non è conosciuto, purtroppo. L'opera in questione merita, perché ma le altre opere sono belle perché ti fa vedere la fattura dei colori anche, guarda come sono vivi, sembra quasi di vedere un quadro fiammingo, poi l'ho detto. Anche se lui non è fiammingo, però ha molti amici fiamminghi che operano a Parigi, perché a Parigi ci sono tutti i tipi di artisti. Tutti a Parigi stanno. Comunque l'opera in questione, Le Café au Violoncelle, dona quel sapore edonistico che si può ricollegare alle opere d'annunziane, quel culto del bello e dell'arte unito alla mistificazione sensoriale, perché poi abbiamo visto, cioè, in quest'opera c'è l'udito, il tatto, perché la donna si sta toccando, quindi sta provando piacere, c'è il vapore, comunque l'olfatto, c'è il suono, c'è tutto, comunque l'opera in questione è un olio su tela, è quasi una tavoletta in tela quadrata, perché 65-54 è quasi un quadrato, compatto e pieno di colori vivaci che ricordano la pittura fiamminga. Roman entra in ispirazione in svariate interviste, perché dice che anche se non ha una grande cultura la pittura fiamminga, perché ci sono solo pochi Vermeer oppure altri, no? Sì, Vermeer e pochi altri, oppure uno dei più famosi fiamminghi, fondamentalmente, oltre a Vermeer, è il Falsario, non so se ti ricordi. Il Falsario di Vermeer è diventato un artista in pratica. Vabbè, e viene studiato. I fiamminghi erano più, diciamo, il fatto che i fiamminghi non si conoscevano fra di loro, esempio, perché io ho studiato un po' qualcosa, i fiamminghi lavoravano in casa, avevano altri lavori oltre a fare i pittori. No, diciamo, tanto casa è abbastanza molto ampie, piene di gente, di servitù e cose del genere. E loro dipingevano, si mettevano in camera e dipingevano. Vermeer dipingeva con in un determinato periodo della giornata, perché la luce era abbastanza importante. Sì. Dove la luce colpiva. Poi i fiamminghi più che altro non erano solo artisti, ma erano ricchi, perché la maggior parte della pittura fiamminga è conosciuta perché era una delle pitture più ricche, perché se tu vedi anche i colori della pittura fiamminga, sì, sono colori molto colori costosi, perché io mi ricordo Vermeer usava il rosso rubino che era ottenuto con il corallo, che non so quanto costava quel tubetto. Usava i fili d'oro reali, argento, che era vero argento, usava il verde veneto, che è quello per usare i ritratti, che costava un botto, e usava anche i pennelli costosi. Quindi, per farti capire, lui ha preso ispirazione dai fiamminghi proprio per i colori, più che altro. Sì, guarda come sembra quasi un quadro fiammingo, è perfetto, cioè sembra una fotografia HD, full HD, proprio è bello. E anche la variante dell'accostamento dei colori, perché in molti quadri, anche fiamminghi, ci sono le esaltazioni dei costumi di un'epoca e dei colori quasi medievali, perché anche i fiamminghi facevano molti quadri tipo stile medievale, neoclassico, anche soprattutto la prospettiva era abbastanza, era in centrale, era la prospettiva più che altro centrale, centrale, prospettiva centrale, non si i personaggi erano un po' più laterali, sì. non
una prospettiva, sì. Detto questo, no, veramente, io veramente ve lo consiglio, Peppe, te lo consiglio soprattutto a te, perché sì, è un artista che è ancora in vita, questa è una delle poche volte che consigliamo uno in vita. L'opera è Caffè Violoncello, però più che altro vi consiglio l'artista. La metteremo sul nostro, sì, e metti anche la sulla nostra pagina, sì, sulla senza nostra pagina di Fatti d'Arte. E la intitoleremo noi Donna col cappello. Poi metteremo anche l'altra che abbiamo citato. L'artista di questa sera, Cappello per il nuovo mondo. Cappello per il nuovo mondo, sì. Noi vi lasciamo con il consiglio di Roman Zaslonov, che è bello russo, e con questo vi salutiamo, buona serata, alla prossima, alla prossima. Non sappiamo se la settimana prossima o poi in futuro oppure l'anno nuovo, gennaio. Allora facciamo così, se noi ce la facciamo a fare la puntata, che la facciamo e la chiudiamo, parliamo del Natale in generale, parliamo del Natale a livello artistico anche, sì. Però parliamo non del Natale teologico, ma del Natale come tradizioni, e anche come è nato, perché come è diventato teologico, bravo, come è diventato cattolico, perché c'è qualcosa dietro. Però è bello, io ho anche uno studietto a casa, magari lo useremo. Uno studietto, ho fatto un piccolo studio proprio in biblioteca, perché a me piace studiare. Ed è interessante, perché anche la gente deve sapere perché si festeggia Natale, perché molti non lo sanno, ed è bello. E quindi, quindi alla settimana prossima, ciao. Ascoltaci in onda ogni venerdì, proseguici su Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più, e tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte, se non segui l'arte, noi fatti d'arte senza un perché, noi con Monet, tipo Moet, alziamo il tasso alcolico e stabiliamo un contatto radiofonico, io ho fatto cronico d'arte, in parte frate, impara là e mettila da parte, come il detto, come non detto, con rap qua bra fatto un'opera d'arte, frasi ad effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Dopo un tiro, come un fakiro, cammino su beat, come un postino ti porto sta hit, ti mando in tilt, come un flipper, sta radio sballa, chiama la popper, Alex, Nino, Bernadette, seguici brother.